settimanale, però quei due giorni extra giustamente alzano molto. Negli altri giorni, gli altri 5 giorni, quantomeno una riduzione. Quindi, se io prima delle feste facevo una dieta di 2000 calorie, 2200 calorie, normale, una dieta normale, no? Sì. 2200 calorie. Io per arrivare alla festa, per arrivare al 25, o comunque alla fine delle feste senza avere 42 calorie, 42 kg in più, che cosa faccio? Scarico nei giorni precedenti, magari la settimana sì. prima, posso scaricare leggermente, tipo che ne so, da 2002 passo a 2000, a sì. 1009, scarico poco poco. Gli altri quei due giorni li uso come ricarica, tra virgolette, cioè, calorica. Beh, ricarica. Sì, una ricarica, diciamo, più che altro... Più che altro... visto che siamo nelle feste di voglie, cioè, sì, non per necessità ci ricolleghiamo. Che poi ricarica non è perché è appunto una guerra, sì, sì. è una guerra. E poi giustamente tipo il 27, il 28, che sono nelle feste, ma non è giorno di festa, ecco lì allora si può ritornare a scaricare leggermente, sì. Leggermente di più. Si magari preferisce più la verdura, sì. magari la frutta, che non magari la lasagna che è avanzata. C'è questo. Questo è il concetto, diciamo, mangiate nei giorni anche successivi, ma le quantità inferiori, con cibi magari meno calorici. Se c'è la possibilità, per esempio, di mangiare un po' più di pesce azzurro rispetto alla carne e al fritto che si è mangiato nelle feste. Certo, ma io personalmente nelle feste anche prediligo più cibi al proprio nella festa di Natale, pranzo di Natale. Quelli fritti lungo andare mi stomaco, cioè stomaco un po', e quindi preferisco sì, più, poi è soggettiva. Sì, danno un po' di peso all'anima. E però... mi danno peso anche nei soggiorni successivi, almeno a me personalmente. Sì, perché giustamente poi queste cose sono scorie fondamentalmente, sì. grassi, chiamiamo sì. come vogliamo, che si vanno ad accumulare a livello dell'organismo, anche a livello epatico, che è questa questo filtro, no? Il fegato lavora di più con i cibi fritti, quindi sono gli alimenti si elevano, cioè le temperature degli alimenti si vengono messe a temperatura superiore, quindi si alterano i valori nutrizionali e il fegato deve lavorare il doppio per smaltirli. Da noi per esempio abbiamo le polpette, delle polpette, vabbè, detto in tutto il mondo, cioè in tutta Italia penso che ci sono le polpette, da noi si chiamano in dialetto fraciole, sono fritte, carne, pane, è buonissimo, però le fanno tipo di questa dimensione, cioè veramente sono così più o meno ogni polpetta, si vede in camera? Sì. Bisogna considerare che quelle si mangiano prima del pasto, mentre si parla così, noi stiamo parlando, ti mangi una polpetta. Se arriva quell'ora, vuoi la polpetta e te la mangio pure. Arriva, oh mamma, sono uscite da sono belle calde, che fai, non ti mangi una polpetta calda? Arrivi che ti sei mangiato praticamente 4-5 palloni di quelle dimensioni. E non mangi già a pranzare. Poi non ce la fai più a pranzare, però dici che fai? È arrivata la zia, ha portato la lasagna, devo fare lo sforzo. Arriva quello, i covatelli fatti in casa, che fai? Non te li mangi? Che te li mangi? La cotoletta, e che fai? Poi c'è lo sformatino, il tortino, e poi sono quelli... No, ragazzi, e per questo ci aspetterà una guerra. Ci aspetterà una guerra. Ragazzi, io vi lascio gli auguri di buon Natale e di buon anno. Naturalmente questo video è stato registrato molto prima rispetto a Natale, però poi per cause io devo partire, insomma, anche per fase per questione di editing deve essere mandato prima in onda. Ragazzi, avete conosciuto qua il nostro nutrizionista di quartiere. Seguite, continuate a seguire questi video perché parleremo dell'alimentazione vera e propria. Adesso vi ho fatto una piccola introduzione, abbiamo anche un po' scherzato. Godetevi le feste, insomma, le regole basilari ve le abbiamo tra virgolette date. Post e pre, cercate introito calorico inferiore con cibi meno calorici magari. Ma il 25, il 26, proprio non si molla un cazzo, ragazzi. Potete anche mollare un pochettino. Ripeto, sempre se non ci sono competizioni, gare o qualcosa, perché lì poi si va veramente nel ultra professionistico, quindi ragazzi un attimino di un occhio ci vuole, anzi anche pure due. Sì. Ragazzi, il video finisce qua, come al solito io spero che vi possa piacere anche questo tipo di format molto più rilassato, quello che stiamo cercando di portare sul canale ormai da... questo è un anno e mezzo ha fatto il canale, quindi auguri a noi. Auguri a noi. E quindi ragazzi, continuate a seguirci, se non siete iscritti iscrivetevi, continuate, cioè abbiamo la sezione commenti che è sempre attiva, e quindi potete tranquillamente scrivere
scrivere la vostra là, se volete delucidazioni, chiarimenti su ogni cosa, tanto arriveranno, non vi preoccupate. E scrivetemi anche, collegatevi anche con la nostra pagina Instagram, che è appunto in.sport.fit, Instagram e Facebook, dove facciamo uscire meme, facciamo uscire foto sul taping elastico, dove c'è l'altro mio collega che è appunto un posturologo, applica anche tape. Tapping, seguite assolutamente la pagina. I contenuti saranno molto più tecnici e successivi sicuramente. Sì. Sono tutti da seguire e da applicare poi sul campo. Quindi seguite e spolliciate se il contenuto ovviamente è di vostro gradimento e condividete, insomma. Okay. Ragazzi, il video finisce qua. Io vi lascio un tanti auguri e buon allenamento. Buone da feste. In Sport. Buone feste. Ciao. Ciao.